Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Detto se vendete prodotti stupefacenti quando in realtà stupefacenti non sono, non si rischia di fare solo confusione? Guarda, la cosa è semplicissima. Allora, la cannabis curativa va benissimo, uno va in farmacia con la ricetta, piglia la cannabis curativa e quindi cura le sue patologie. Altra cosa è la cannabis ricreativa, cioè fatta per divertirsi, quella che quando leggiamo i giornali vediamo che ammazza quella turista americana a Capri, che ammazza i bambini e le persone che guidano sotto l'effetto della cannabis, e i danni sociali enormi che comporta l'uso di cannabis di THC alto, impedendo alla gente di essere in grado, per esempio nella guida, di guidare con attenzione, creando danni sociali economici enormi. Le due cose vanno distinte chiaramente, e quei negozi di cui io conosco bene, ci sono quelli corretti, ma ci sono quelli che con la scusa della canapa invece vendono prodotti con THC altissimo, quindi droganti, ed è una cosa che va chiarita. Quindi canapa curativa, cannabis curativa sì, in farmacia sì, ricreativa no, perché i danni, i morti, i feriti, i danni sociali che provoca sono enormi, giganteschi, allora, molto più degli utili che dà. Marco Cappato, lei che è sempre stato un